Grazie Presidente. Beh, io credo che le dichiarazioni delle opposizioni sono alquanto imbarazzanti nel momento in cui vengono a indicare che bisogna cambiare i contratti di servizio e per dare un indirizzo in tal senso bisogna necessariamente passare per l'Aula. Per cui non capisco per quale ragione vengano a criticare questo documento che fa l'iter corretto. Ora mi rendo conto che in passato tante volte questi iter corretti non sono stati percorsi, per cui gli risulterà strano a loro che noi facciamo un iter corretto nel momento in cui vogliamo poter cambiare lo stato delle cose. Stato delle cose che, lo ricordo, insomma, non è che le abbiamo, come dire, noi le abbiamo sicuramente ereditate dal passato nella maniera in cui le abbiamo trovate e per capire cosa bisognava fare per cercare di risolvere tutto il sistema abbiamo dovuto fare, come ha detto l'assessore Calabrese, come ho detto io nel mio intervento, abbiamo dovuto fare diverse commissioni per chiarire qual era questo guazzabuglio, questa situazione un po' anomala nella quale ci andavamo a trovare. Abbiamo capito che bisognava fare un protocollo d'intesa, che bisognava eventualmente cambiare i contratti di servizio e per fare questo cosa bisogna fare? Un atto che passi per l'Aula, che è la cosa più normale e giusta che un'amministrazione debba fare. Io trovo sinceramente imbarazzanti le speculazioni di chi fa dichiarazioni relative ai problemi sanitari che stanno attraversando l'Italia e il mondo intero, perché effettuare degli annunci da parte di questa amministrazione che si fanno delle pulizie straordinarie all'interno dei mezzi ATAC perché la situazione contingente lo richiede e lì le opposizioni vanno a speculare su questa cosa, io lo trovo semplicemente vergognoso. Ovviamente, Presidente, annuncio il voto favorevole della maggioranza a questo provvedimento. Grazie.